Ma c'è un po' di tutto, è normale, insomma. Mettere in discussione la prestazione oggi sarebbe folle. Io credo che in assoluto abbiamo disputato la migliore partita di tutto il nostro campionato e forse anche della mia gestione, che oggi arrivava alle 42 partite. Quindi in assoluto, considerando quello che pensavamo fosse l'avversario, è stato veramente una partita straordinaria, dove la squadra ha messo sotto l'aspetto agonistico tutto quello che era in grado di poter dare in ogni giocatore, in ogni elemento, chi è entrato, chi è uscito. Sono usciti stremati, e aggiungo anche per qualità tecnica e tattica. La tattica la escludo perché sennò sembrano meriti miei, però la qualità tecnica oggi è stata in alcune giocate veramente di livello, quindi la prestazione rimane straordinaria, come straordinario è il risultato, perché di solito quando c'è una prestazione così, dico di solito al 99% le squadre le partite le vincono, però a differenza di altre partite che dove possiamo usare un termine in parte, anche per merito degli avversari per carità, però in parte le abbiamo regalate. Oggi il verbo da usare non è esattamente lo stesso, questi non sono 2 punti regalati, sono 2 punti sottratti, usando un termine bonario, insomma, voglio dire. Quindi, e ci dispiace perché, come vi sto ripetendo e l'ho detto in conferenza stampa proprio ieri, la nostra realtà è notevolmente sottovalutata, è notevolmente emarginata mediaticamente. Poi un giorno mi spiegheranno anche qual è il motivo, perché vedo realtà assolutamente anche mediaticamente inferiori come interesse a Trapani. Però va bene, io faccio l'allenatore, quindi molto probabilmente ho dei profili diversi per capire come mai succede questo. E allora, quando ho messo le parole su certi atteggiamenti che dovevamo tenere anche da tifosi, era perché lo so che saremmo andati a vivere queste giornate. E quindi mi dispiace perché per un motivo poi non chiudo, però termino quello che vorrei dire, quello che ho detto ai vostri colleghi. Questa è una sconfitta che lascia il segno. Non è una sconfitta, per me è una sconfitta questa, come lo era in Coppa Italia, vi ricordate? Francesco, Però Francesco. lascia il segno per un motivo molto elementare, insomma, perché un allenatore è comunque quello che deve, da domani, anzi da martedì mattina, ripristinare le cose, mettersele alle spalle, a prescindere dal risultato, e preparare le altre partite. Io da martedì dovrò dire, non dove abbiamo sbagliato, dovrò dire ai miei giocatori che il calcio non è questo. Dovrò fargli capire psicologicamente che le partite giocate così di solito si vincono, perché gli elementi atmosferici li conoscevamo, le qualità di Cagliari è sotto gli occhi di tutti, era la capolista, quindi non c'era bisogno neanche di mettere in discussione le potenzialità altrettanto di questa squadra, le conoscevamo, e quindi ci siamo messi nella situazione di fare riferimento alle situazioni normali. Purtroppo è stata una partita troppo condizionata da altri episodi, troppo, aggiungo troppo. E quindi questo è il compito più difficile, perché oggi, e questo ve lo dico non perché voglio essere un profeta nel negativo, oggi faremo fatica da qui alla fine a fare 9 punti. No, in uno c'era rigore ed espulsione, che non è un particolare da sottovalutare, perché il rigore lo devi comunque realizzare, però comunque una volta sbagliato il rigore sai di essere uno in più, che non dà la certezza assolutamente della vittoria, però qualcosa ti concede. Ma non è, allora guarda, devo essere sincero, quella di Citro ero troppo lontano per giudicare, tra l'altro Citro era coperto da chi eventualmente ha commesso il fallo, quindi non lo giudico, il fuorigioco che c'era, non sono stato lì a protestare, ho guardato più l'errore che abbiamo fatto, perché anche noi abbiamo fatto degli errori per generosità nei 2 gol evitabili, perché il primo era assolutamente evitabile, il secondo al 92esimo non puoi stare al limite dell'area 2 contro 2, no? Qualcosa al 92esimo non ha funzionato. Però credo che l'episodio di Eramo, adesso ripeto, non faccio citazioni,
fatte da un giocatore della Juve, perché se non andrei dentro a dei casini veri, insomma, voglio dire. Quindi diciamo che non lo so quanti spettatori c'erano tra cagliaritani e locali, quanti addetti ai lavori c'erano, ci metto anche i steward, ci metto tutti, magazzinieri, autisti dei pullman e tutti. Io credo che tutte le componenti, tranne tre, non hanno visto quel rigore, quell'espulsione. Se dico questo, credo di dire assolutamente non una cosa offensiva, voglio dire, ci sta, perché nel calcio le decisioni le prendono quei tre, né gli steward, né i tifosi, né gli allenatori, nessuno. E quando queste decisioni sono, diciamo così, così eclatanti e vengono così contro, l'amarezza ce n'è tanta, insomma. Anche perché io ho costruito la mia carriera anche con delle belle vittorie, anche con delle soddisfazioni, ma anche con delle rapine clamorose. Questo è un confronto, è niente rispetto a quello che ho subito. Si pensa a una retrocessione col Perugia, dove partite come queste ne ho affrontate almeno una diecina, poi si è capito il motivo. Non è questo il caso, perché adesso gli arbitri sono tutti bravi, sono tutti puliti, quindi non c'è nessun problema sotto questo punto lì. No, vabbè, sudditanza è una parola che ci può anche stare, perché anche a me mi è capitato di fare campionati da primo in classifica. E quando sei primo non te ne accorgi, però è normale, insomma, ti sembra tutto giusto, però qualcosa in più ti viene concesso, insomma, ci può stare, voglio dire, quindi non... Diciamo che oggi più che sudditanza è stata, cioè, una direzione che non mi ha trovato d'accordo in troppe cose. Sì, no, è vero, no, ma io ho parlato precedentemente, ho detto la prestazione è incommentabile, nel senso che è talmente evidente che c'è soddisfazione per come ci siamo comportati in campo, voglio dire, sotto l'aspetto tecnico, tattico, ma anche oggi abbiamo messo un cuore veramente incredibile, che forse non dico mai, però... è capitato pochissimo e quindi sotto quel punto di vista però oggi, senza essere particolarmente ipocrita, faccio una fatica tremenda a vedere il bicchiere mezzo pieno, insomma, voglio dire, oggi è una brutta pagina ovviamente personale, una brutta pagina perché so capire determinate cose ormai, purtroppo, e quindi oggi è una brutta pagina, non ho neanche la forza di essere offensivo, di reagire, se uso una parola, sono deluso, molto deluso, molto deluso. No, mi hanno fatto la domanda, diceva, secondo lei questo Cagliari può essere aggiunto? Beh, visto oggi è impossibile, insomma. Era una battuta, però molto probabilmente in altre partite sarà stato penalizzato, non lo so. Anzi, sicuramente così, insomma, ci avrà 10 punti in meno di quelli che meritava, non lo so. Io parlo di oggi, ho visto la partita oggi, però ovviamente era una battuta, non era... Adesso non costruiamo, si possono fare battute che penso che le persone intelligenti a Cagliari le sanno cogliere, per come sono, come una battuta. Sì, no, la verità, ma il calcio lo conosco, ragazzi, il calcio lo conosco. Vi dico questo perché purtroppo lo conosco, se no avrei fatto altre ferme. Io vi dico che faremo fatica a fare 9 punti da qui alla fine, non per il valore della squadra, perché oggi al cospetto della capolista abbiamo giocato alla pari, usando un eufemismo, perché sapete che io non uso mai termini dispregiativi, cioè di troppa superiorità. Oggi qualche altro allenatore avrebbe usato li abbiamo massacrati, no, io dico che oggi abbiamo fatto la nostra grandissima figura, voglio dire, al cospetto di una squadra che ha giocato, quindi dà ancora maggior lustro. Però conosco il calcio e quindi voglio che stiamo tutti uniti, che facciamo prima possibile i punti salvezza e poi festeggeremo con grande orgoglio la nostra salvezza. Non lo so se gli altri possono festeggiare gli obiettivi che raggiungeranno con lo stesso orgoglio nostro. Grazie, mister.